Grazie Gesù. Il presidio piazzale Trento nasce nel novembre 2011 al fine di presentare alle istituzioni e ai rappresentanti politici la drammatica situazione sociale in cui ancora oggi versa una gran parte dei cittadini, senza esclusione di categoria, ma con una particolare attenzione alle piccole imprese artigiane, ai commercianti e agli agricoltori. La crisi economica, sociale e politica che da diversi anni ci ha colpito ha generato un altissimo tasso di disoccupazione e contestualmente la chiusura di migliaia di aziende sarde che a causa delle vessazioni di banche e erario sono state messe in svendita a favore di speculatori di pochi scrupoli. Intere famiglie che vivevano nell'azienda stessa sono state messe per strada con bambini, anziani o ancora peggio disabili. Lo stato di disperazione conseguente, come registrato ampiamente dai dati, ha causato un'impennata dei casi di suicidio. In questo contesto, il presidio Piazzale Trento si è sempre adoperato per creare un anello di congiunzione fra il cittadino in difficoltà e le istituzioni, cercando di dare aiuto e conforto e contestualmente cercare nelle istituzioni un dialogo costruttivo al fine di mettere in campo delle dinamiche atte ad arginare il fenomeno. Nonostante tutti i nostri sforzi, prendiamo atto che una volontà vera di affrontare e risolvere i problemi da parte delle istituzioni non c'è mai stata. Ma grazie al supporto degli attivisti e di numerosi cittadini, oggi il presidio Piazzale Trento ha trasformato pochi semplici parcheggi in un punto di riferimento, di confronto, di dialogo aperto a tutti e di aiuto verso chi è in difficoltà, estendendo le sue attività e il suo impegno a tematiche più ampie di solidarietà in difesa dei diritti negati. Aprendosi a un mondo complesso e articolato dove i diritti e la dignità dell'uomo devono essere garantiti da politiche di coesione e di solidarietà sociale. È un luogo di libertà da tutelare e rispettare al pari di altre forme di mobilitazione e protesta e non ha etichette partitiche. La nostra controparte è la Regione Sardegna, pertanto occupiamo il nostro spazio e ne rivendichiamo tale diritto, ma per tutta risposta la Regione ci intima lo sgombero. Ma noi, oggi qui riuniti, nel giorno della conclusione del mese dei diritti umani, rilanciamo i 10 punti del manifesto dei diritti, così come in questi 3 anni di attività li abbiamo conosciuti e messi in pratica. Ribadiamo quindi il nostro diritto a essere presidio, a dissentire, a opporci allo sgombero. E come la definizione stessa della parola presidio e del significato che porta in sé, continueremo a perseverare, a portare avanti il nostro operato, a opporre resistenza, ma soprattutto a sostenere la giustezza delle nostre idee e comportamenti. E dalla rivendicazione di questo diritto noi andiamo oltre, facciamo nuovi passi verso la concezione del dovere. In questa concezione il dovere di proteggere e sostenere le nostre ragioni pone le sue basi nel profondo di ciascuno di noi e si realizza poi nei riguardi del prossimo attraverso la lealtà e la correttezza. Questo dovere di essere presidio lo riteniamo come riconoscimento e rispetto dei diritti altrui e come apertura solidale verso i nostri simili, unica vera salvaguardia dei nostri diritti. Grazie. Grazie.